Le vie di Brembate Sopra sorridono a Nicola Brescianini, che domenica nel comune bergamasco ha raggiunto la terza affermazione stagionale aggiudicandosi la 31esima edizione del trofeo Marco Ravasio. Erano 104 gli esordienti del primo e del secondo anno al via, impegnati lungo un circuito di 10 km circa da ripetere per 4 volte prima dello strappo finale posto non lontano dal traguardo. Fin da subito la gara è stata tesa e combattuta, con il portacolori del Villongo Massimo Fieni pronto a lanciarsi in fuga a pochi chilometri dal via insieme a Brescianini. Al secondo giro alla coppia di testa si uniscono Ettore Gualdi, Marco Rota e Andrea Bonfatti Paini, che riescono a lasciarsi alle spalle il resto del gruppo. L'ultimo passaggio vede Fieni lanciare lo sprint, seguito da Bonfatti Paini e Brescianini, ma il più veloce di tutti è il 13enne in maglia azzurra del Timber Blanco, che di potenza rimonta gli avversari e sale così sul gradino più alto del podio di Brembate. Da segnalare anche il lavoro di Giacomo Cretti, ottavo assoluto, e di Alessandro Baldassarre, secondo tra i classe 1998, che hanno coperto il compagno in fuga e hanno regolato il gruppo nella volata finale. Alla gara, in veste di spettatrice, era presente anche Claudia Cretti, impegnata poco dopo nella prova su strada di Palazzago, terzo e ultimo atto della Tre Giorni Rosa per la categoria lieve. Una gara decisamente sfortunata per la giovane atleta di Costa Volpino, compromessa da una foratura al primo chilometro e sanzionata poi dalla giuria con l'espulsione dalla corsa. Claudia rischia così uno stop di qualche settimana, che potrebbe costarle la partecipazione al trofeo Fratelli Agliardi in programma a Rogno il 14 agosto.